Ecco qua, benvenuti in questo nuovo video. Se appunto siete interessati ai miei video, vi piacciono, mettete sempre un like, mettete un commento, sia negativo che positivo, le critiche sono ben accettate e iscrivetevi al canale. Adesso oggi parleremo appunto di un oggetto importante che va sempre portato nello zaino, ovvero una corda. E oggi appunto vedremo come fare l'imbraco di emergenza, appunto d'emergenza e non sostitutivo, quindi se vi trovate davanti magari a una via ferrata piuttosto che altre situazioni e potete tornare indietro, ovviamente l'opzione A è tornare indietro, l'opzione invece emergenza è un'altra cosa, magari andare a recuperare il cane, dovete calarvi giù da una scarpata dai 2, 3, 4 metri. Vi serve magari quella sicurezza in più, potete ecco farvi l'imbraco d'emergenza. Servono 4 metri di corda al massimo, quindi neanche tantissima, solo per fare l'imbraco. Poi appunto per calarvi potete usare una corda d'alpinismo o una corda comunque amatoriale come la mia, ben spessa e meglio. Appunto andate a cavallo dell'asola. Vi tenete l'asola sotto il mento e andrete, il primo passaggio appunto è costruire la parte inferiore, quindi delle natiche. Come vedete, io adesso faccio passare dentro l'asola dalla parte interna e tiro. Tiro, vado a tirare, praticamente inizio a formare la mia imbracatura, vedete? Mi prende bene il linguine, i genitali sono al sicuro. Stringete bene. Praticamente vedete, prima parte dell'imbracatura è formata. Adesso andiamo a girare nella parte opposta, vedete? Facciamo un bel giro. Qui possiamo intrecciare, fare come un nodo piano, ecco. Così, benissimo, torniamo davanti e qui praticamente l'imbracatura è già fatta, vedete? Adesso io per un ulteriore, siccome poi se fate un nodo qui andrete a agganciarvi qua, allora vedete? Io passo direttamente qua sotto, ecco, per un ulteriore fissaggio e faccio un bel doppio nodo piano. Vedete? La nostra imbracatura praticamente è fatta. Poi se avete un bel moschettone ve lo agganciate qui, il gioco è fatto, avete la vostra imbracatura. Vedete? Se non avete il moschettone, dopo aver fatto il nodo piano ne fate altri due lasciando un'asola. Vedete? Ecco qua, e qui potreste far passare la corda o comunque il moschettone. Andiamo a vedere. Io, avendo il moschettone, mi aggancio direttamente alla mia imbracatura. Adesso sono andato a legarmi una doppia corda, l'ho fatta doppia perché questa è un po' piccolina, magari non regge il mio peso. Allora, vedete, ci si può appunto agganciare qui col moschettone. Poi ci si può fare un mezzo bulino, che è questo, calcolate che sia magari una corda e non doppia, e lo si fa passare in mezzo all'imbracatura e abbiamo il nostro bulino. Adesso andiamo a vedere, vedete, si tira su, vedete, qui vi potete comunque ricalare o con l'aiuto della mano tirare su. Il bulino è molto comodo perché si autoregola. Vedete? Vi calate anche da una scarpata o se no vi tirate su. Vi tirate su e potreste rimanere appesi tranquillamente. Vedete? Proviamo.
qui. Vedete? Imbracatura di emergenza. Può essere veramente molto molto utile. Io vi ringrazio come sempre, vi invito a iscrivermi al canale per i miei nuovi video e i miei nuovi tutor e qualche trekking con o senza chita, perché ormai è un po' vecchiotta, fa 12 anni. Vieni chita, su, ecco questa è chita. Ciao ciao a tutti.